Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente parliamo di allenamento. Ragazzi, sto parlando del metodo Gironda. Vince Gironda, il guru del ferro, direi che non ha bisogno di presentazioni, ma qualche parola bisogna per forza spenderla per questo grandissimo personaggio del bodybuilding internazionale, che ha insegnato tanto sull'allenamento e che è stato, diciamo, nel suo tempo un pioniere, perché comunque stiamo parlando di tempi di Arnold Schwarzenegger, stiamo parlando degli albori del bodybuilding, dove ancora non c'era tutta la ricerca anche in termini di fisiologia che c'è oggi, e di conseguenza sostanzialmente bisogna dare merito a questi personaggi che hanno sperimentato su loro stessi e cercato di innovare quello che già era presente. Il metodo Gironda su cosa si basa? Si basa sostanzialmente sull'esecuzione di 8 serie da 8 colpi per ogni esercizio che noi andiamo a effettuare. Voi ragazzi direte, è un volume altissimo quello di 8 serie per ogni esercizio, ma in realtà le cose, ragazzi, non stanno proprio così, perché il punto chiave del metodo Gironda è il tempo di recupero. Il tempo di recupero nel metodo Gironda originario varia dai 15 ai 30 secondi circa. Si può aumentare nell'arco dell'esecuzione tra le serie di 5 secondi in 5 secondi man mano che subentra la fatica e che la contrazione risulta più difficile e che arriva la stanchezza. Ovviamente, ragazzi, noi non andiamo qui a lavorare sul parametro del carico, perché dobbiamo utilizzare un carico inferiore a quello degli 8 colpi canonici, se no è impossibile eseguire dopo soli 15 secondi di recupero una nuova serie con un carico col quale noi normalmente con 2-3 minuti di pausa faremmo 8 colpi. Quindi andiamo a ridurre il carico dal 75% della ripetizione massimale al 40% della ripetizione massimale. E questo carico è il carico ideale per andare a eseguire il metodo Gironda. Quindi 8 serie, 8 ripetizioni, 15-30 secondi di pausa al 40% della ripetizione massimale. Ragazzi, facciamo un esempio pratico, così in maniera tale da capire meglio come gestire i carichi. Se voi con i manubri da 10 kg fate un colpo solo e poi cedete, per fare il metodo Gironda 8x8 dovrete utilizzare i 4 kg, questi sono ovviamente carichi bassi, ma è per farvi capire come gestirvi i carichi. Quindi potete sfruttare anche le tabelle per il calcolo indiretto del massimale. Vince Gironda non si limitava solo a dirci fate 8 serie per 8 colpi con 30 secondi di pausa, ma ci dava anche delle indicazioni su come eseguirle. Per esempio, bisogna rimanere lucidi e concentrati, perché il protocollo Vince Gironda 8x8 al 40% con una pausa così ridotta è estremamente spossante dal punto di vista neuromuscolare. Il sistema nervoso centrale viene messo sotto stress perché richiede davvero 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 poco rest. Rischiamo subito di andare in ambiente acido a livello muscolare, di conseguenza diventa bruciante il muscolo, diventa difficile la contrazione perché sentiamo proprio fisicamente tanto dolore. Quindi bisogna sempre rimanere lucidi e concentrati, bisogna essere chirurgici con i tempi di recupero. Quindi qui è fondamentale che voi sfruttiate gli attrezzi come i cronometri, gli orologi digitali, gli orologi che sono normalmente affissi nelle palestre, per essere estremamente precisi. Il core, del metodo Gironda è il recupero incompleto. Se noi andiamo a effettuare un recupero completo perché ci perdiamo a chiacchierare col compagno di allenamento, con l'amico, oppure perché per un attimo ci distraiamo e non teniamo più dietro il tempo, questo renderà l'allenamento sicuramente più improduttivo. Vediamo un pochino dal punto di vista metodologico perché funziona il metodo Gironda. Perché facendo una cosa controintuitiva come quella di dimezzare praticamente i carichi, calarli dal 75 al 40% della ripetizione massimale, fa comunque crescere il muscolo come per esempio un classico protocollo 4x8. Innanzitutto vediamo dove va a lavorare. Se i protocolli di forza submassimale vanno ad agire sui fattori di attivazione neuromuscolari, quindi sull'intensità in termini di chili, se un protocollo come per esempio il 10x10 al 70% va a lavorare con parametri quali il volume
dell'allenamento. Noi col metodo Gironda andiamo a lavorare con il parametro della densità dell'allenamento, quindi estremamente brevi e concentrati i workout, dove andiamo a sollevare un carico adeguato per avere come obiettivo l'ipertrofia. Diciamo che questo allenamento è il classico allenamento di resistance training, ovvero di allenamento contro una resistenza, dove andiamo a effettuare quello che è il range principe di ipertrofia del bodybuilder, ovvero di resistenza alla forza e allenamento della capacità lattacida. Molto importante, ragazzi, quindi, è che voi abbiate anche a disposizione un centro fitness, una palestra che vi permetta di eseguire il metodo Gironda, e utilizzate anche orari furbi per eseguire questo allenamento. Per esempio, se voi il lunedì cercate di eseguire il metodo Gironda per i pettorali alla panca, difficilmente riuscirete ad arrivare in fondo, perché voi con solo 15 secondi di pausa non potete lasciare l'attrezzo, abbandonarlo e farvi diciamo alternare col compagno. Dovrete rimanere nell'attrezzo per le 8 serie degli 8 colpi fin tanto che non viene terminato. Quindi cercate di gestirvi, magari mettendo il lunedì le gambe, mettendo il mercoledì le spalle, mettendo in giorni non usuali rispetto alla routine petto e bicipiti, gambe e spalle, dorso e tricipiti, che viene classicamente fatta dagli utenti della palestra, per poterlo effettuare in maniera compiuta e migliore. Ragazzi, il metodo Gironda ci permette di fare una riflessione sull'ipertrofia, ovvero che l'ipertrofia non avviene in maniera monocausale, cioè non avviene solo utilizzando cariconi, solo lavorando sul tonnellaggio, solo lavorando sul carico esterno, oppure solo lavorando sul volume. Avviene in tantissime maniere. Avviene lavorando sui fattori di attivazione neuromuscolare, avviene lavorando sulla forza massimale agendo sull'ipertrofia con i carichi del 70%, avviene lavorando sulla capacità lattacida con carichi inferiori, come per esempio quelli del Gironda del 40%, avviene lavorando sulla velocità, testimoni i quadricipiti di Usain Bolt. Ragazzi, colgo l'occasione per segnalarvi che se voi volete avere Viking come vostra guida, come vostro coach che vi segua nel vostro percorso di miglioramento e di allenamento, potete visitare il sito www.teamcomando.it e mandare una mail a teamcomandocoach@gmail.com, dove potrete richiedere tutte le informazioni per farvi seguire direttamente da me. Vi aspetto, ragazzi, solo per chi è veramente motivato. Ora passiamo a una tecnica ad alta intensità, la tecnica 21, detta anche tecnica del 21, metodo del 21 o serial 7. Questo tipo di tecnica ad alta intensità ci permette di lavorare in maniera propria sull'ipertrofia sarcoplasmatica e di aumentare, diciamo, in un range ristretto di tempo l'intensità, o meglio la densità, del nostro allenamento. Questo come viene fatto? Andando a effettuare un totale di 21 ripetizioni, però spezzate di 7 in 7 in maniera continuativa. Quindi noi faremo 3 serie da 7 attaccate tra di loro senza pausa, al termine delle quali andremo a effettuare il nostro recupero, ma queste 3 serie da 7 non sono tutte uguali. Le prime 7 devono avere un range of motion completo, quindi massimo allungamento e massima contrazione. La seconda serie da 7, ragazzi, invece dovrà avere un'escursione di metà range of motion, quindi dovrà avere un mezzo ROM dalla fase circa di metà movimento fino alla fase di massimo accorciamento, quindi di massima contrazione. La terza serie da 7, ragazzi, invece va sempre a eseguire un range of motion incompleto, dove va da metà movimento all'allungamento completo. Andiamo a eseguire sempre una serie al mezzo ROM, però con un'escursione diversa rispetto alla seconda serie. Ragazzi, ora qui vi ho proposto la mia visione della tecnica 21, anche se, diciamo classicamente, la tecnica 21 inizia con le mezze ripetizioni e termina con la terza serie, quella completa. Perché, secondo me, è migliore la versione che vi ho proposto io? Perché ci permette di utilizzare un carico superiore, quindi una percentuale della ripetizione massimale superiore a quella che voi sareste costretti a usare per riuscire a tenere le energie per eseguire 7 ripetizioni al termine delle 14 precedenti complete.
Quindi sostanzialmente io vado prima a eseguire 7 ripetizioni piene, vado a eseguire le seconde mezze in alto e le terze mezze in basso. Se dovessi fare sostanzialmente il contrario, arriverei in fondo a quelle complete che non avrei più forza, quindi dovrei abbassare i carichi. Visto che per me le tecniche ad alta intensità hanno un senso solo quando utilizzano uno stimolo stressorio valido, ovvero un carico che sia allenante, io preferisco alzare la percentuale della ripetizione massimale e utilizzare quindi un carico superiore invertendo, diciamo, il classico approccio della tecnica 21. Ragazzi, l'esercizio più utilizzato nella tecnica 21 è sicuramente il curl col bilanciere. È l'esercizio che penso sia più conosciuto con la tecnica 21 e più semplice da eseguire, perché può essere eseguito anche per altri distretti muscolari, ma diventa un pochino più complicato soprattutto se siamo alle prime armi. Mi raccomando ragazzi, una precisazione: prima di virare sulle tecniche ad alta intensità, guardate bene di saper eseguire per bene le serie e gli esercizi in maniera compiuta. È inutile andare a virare a cercare l'ipertrofia sulla tecnica 21, sui respose, sui drop set, sugli stripping, sulle fasi negative, se voi non siete padroni di un 4x8 o di un 3x10 con una tecnica ottimale. Quindi prima costruiamo le basi, poi dopo andiamo a sbizzarrirci e a ricercare le alternative, però prima la base, mi raccomando. Grazie per aver visto questo video, condividetelo, mettete assolutamente un like, fatelo vedere ai vostri amici amanti della palestra e, che dire, ci vediamo al prossimo video. Sempre forza Team Comando, ciao dal Viking. Ragazzi, questo mese, ottobre, una promozione mai vista. Incredibile davvero, per la ricchezza dei premi. Nathan, spiegacela. Promozione speciale con un minimo acquisto di 40 euro, avete in omaggio 2 Big Shot e 2 biscotti proteici. Pow! Al raggiungimento dei 70 euro, in aggiunta ai prodotti che ha già elencato Nathan, ci sarà in offerta 1 kg 250 grammi di avena istantanea marcata Prozis. E ragazzi, al raggiungimento di 100 euro vi regaliamo tutto quello detto prima e in più la creatina monoidrata. Quindi 6 prodotti regalati, il 10% di sconto su tutto quello che acquistate sul carrello, e per chi manderà lo screen del proprio ordine con il codice COMANDO10, che è il codice che vi permette di avere tutti questi sconti, alla mail teamcomando20@gmail.com potrà ricevere un sacco di premi e un sacco di coupon da spendere sul sito Prozis. Ciao a tutti ragazzi!